dovrebbe essere un polmone verde, uno spazio di natura incontaminata. Invece è da tempo e tempo una vera e propria discarica a cielo aperto. Un anno fa la denuncia lanciata attraverso la nostra rubrica Ufficio Reclami per dire basta allo scempio che travolge la zona di Dragonea a Vietri sul Mare. Passati circa 12 mesi, nulla è cambiato, anzi lo stato di degrado è peggiorato. Ed alcuni cittadini bussano nuovamente alle porte del nostro ufficio reclami. Ecco nelle immagini l'attuale situazione. A padroneggiare sono vecchi motori, elettrodomestici fuori uso, pneumatici, auto, tante auto ferme lì da tempo e tempo. Sono ancora in quest'area martoriata di Dragonea anche i cavalli già presenti in zona un anno fa. Vi è un'unica differenza. È stato costruito un recinto ed alcuni di questi ne sono ora all'interno. Con loro anche degli asini, ma ci sono pure pecore, coniglie. Gli animali sono malnutriti, abbandonati a se stessi. Una situazione di degrado e precarietà a cui i cittadini chiedono di mettere un punto definitivo. Speriamo solo che qualcuno si risvegli dal sonno e finalmente faccia qualcosa, che si dia da fare per bonificare questa immensa montagna, perché ci vorranno anni e anni di bonifica, visto da quello che mi hanno detto, di tutto quello che sta sepolto, di amianto, calcinacci vari sotto la terra. Si dovrebbe ribaltare tutto per incominciare a fare gli scavi.